Ehi, hey, chi si rivede? Un bel po' di tempo dall'ultimo tutorial, marzo 2018. Adesso siamo a gennaio 2020, torno con un piccolo tutorial. E qualche consiglio per il pezzo, bellissimo pezzo di Fabrizio De André, Fiume Sand Creek, per il quale ho caricato recentemente una cover. Vi lascerei il link in descrizione, così magari se avete voglia, ovviamente, andate a dargli un'occhiata, vedete se è una cosa che vi piace. Continuate a guardare il tutorial, altrimenti no, perché tanto poi io spiegherò più o meno quella versione lì. Allora, Fiume Sand Creek è un pezzo abbastanza semplice, almeno per quanto riguarda gli accordi, niente di complicato. Sono quattro, diciamo, quattro accordi. C'è un do con la quarta, un fa e un sol. E quindi accordi molto semplici. La ritmica è un po' incalzante, ci sono anche dei cambi do fa abbastanza, poi anche un sol fa abbastanza veloce, insomma, niente di mostruoso. E niente, volevo darvi qualche consiglio, se sempre se vi va. Rispetto alla ritmica che faccio e anche a delle diteggiature di accordi, cioè, come sapete, no, gli accordi si possono diteggiare, cioè si possono mettere le dita sulle tastiere in modi diversi. Un accordo può avere più posizioni, può essere fatto in diversi modi, e quindi secondo me una canzone che ha, come può essere questa, che ha anche dei cambi un po' più veloci, merita di pensarci un po' a quali diteggiature sono più convenienti. Io ho la mia idea che siano queste qui, poi magari mi sbaglio, chi lo sa. Allora, per quanto riguarda il ritmo, io faccio questo, magari ve lo faccio sentire e poi rallento un po' il movimento, così che si possa capire meglio come lo faccio. Ve lo faccio sentire su un accordo di Do, per esempio. Rallento. Dico sì, non posso rallentare, non riesco. Ok? Questo è il ritmo che fa un po' tutta la canzone. C'è un punto, quel punto centrale in cui l'arrangiamento cambia, che faccio una cosa, cioè, non che cambi tanto il ritmo, comunque magari vi spiego come lo faccio. Però prima di arrivare a quella cosa lì volevo fare una carrellata appunto sugli accordi, in particolare sulle diteggiature degli accordi. Poi magari vi faccio sentire e risentire un po' tutto il pezzo, una strofa, un ritornello, no? Tutto il pezzo, per farvi vedere appunto questi accordi come cambiano. E basta, facciamolo, dai. Allora, gli accordi, si diceva, accordo di Do, semplicissimo, non c'è niente da dire. E c'è questo giochettino qui, no? Questo giochetto è un'alternanza do quarta, si aggiunge la quarta, che sarebbe questa nota qui, all'accordo di Do. Quindi l'accordo di Do è così, quindi con l'indice che preme sul primo tasto la seconda corda. Per fare quella quarta bisogna fare un mini barré, quindi appiattire l'indice, che quindi premerà sia la seconda corda sia la prima sul primo tasto. Questa sarebbe la quarta. E quindi questo cambio qui è questo. Questo è abbastanza riconoscibile, no, nel pezzo, quindi conviene perderci un po' di tempo e provare a farlo. E poi, insomma, non è neanche poi così difficile. Poi c'è un cambio fra il Do e il Fa. Ecco, io faccio questa cosa qui. Invece che fare questo Fa qui, faccio questo Fa qui.
questo è il fa completo, questo è un fa parziale. Praticamente faccio suonare solo le quattro corde centrali, la quinta, la quarta, la terza e la seconda. Allora, come si arriva? Partiamo, per farvelo vedere senza stare a ingrullire troppo, dalla posizione normale del fa, che è questa. Proviamo a alzare l'indice e lasciare queste tre dita ferme, e poi l'indice lo mettiamo sulla prima corda, no scusate, seconda corda, primo tasto, ok? Poi anche in questo caso appiattiamo un po' l'indice, ma non importa fare il mini barré, l'importante è sfiorare la prima corda che non suonerà. Come vi dicevo, suono solo queste, faccio risuonare solo queste quattro corde centrali. Per quanto riguarda la sesta, la sfioro con il pollice. Quindi ecco. Suona così. È un fa senza barré. Ok? Nel passaggio fra do e fa, è molto più veloce. Ok? Molto più veloce in ogni caso. Ok, e quindi proviamo ad arrivare fin lì nell'accompagnamento, fino al cambio do fa intendo. Ok, allora una volta visto il cambio do fa, vediamo anche il passaggio do sol in questo caso, poi ci sarà anche un sol fa nel ritornello. Oh, io il sol, essendo anche questo un accordo che si presta a varie diteggiature, vi suggerisco di fare questa qui, ok? Quella che ha il mignolo qui sulla prima corda, il medio sulla quinta e l'anulare sulla sesta, e l'indice a penzoloni, Questa versione qui. Sol è molto famoso questo, no? In tanti fate questa diteggiatura che ha un suo perché, in certi cambi, per esempio nel cambio fra il re e il sol è molto conveniente, ma fra il do e il sol è molto più veloce questo cambio qui. Vedete anche la mano come si sposta poco, no? Si riesce ad avere un cambio molto veloce, mentre invece l'altro, io sono poco abituato a fare, cioè quando faccio il cambio do sol faccio sempre questa cosa qui, e quindi questo mi riesce veramente un po' più complicato farlo. Magari c'è chi è abituato, va veloce anche qui, però ammetterete che lo spostamento delle dita è molto minore. Ok, quindi io vi consiglio di fare quello. Ok, allora, quindi avendo visto tutte le diteggiature, diciamo, faccio un pezzettino cantato, sì, anche per farvi rivedere un po' il tutto come funziona. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Generale di vent'anni, occhi turchini e giacca uguale. Ok, e questa insomma è tutta la strofa, insomma fa sempre così. E poi quando c'è il ritornello, no, fa. Vedete, fa un sol, un fa e un do. Già fatto tutto il discorso degli accordi, come vi dicevo sono molto semplici. Niente, vi volevo anche dire il pezzettino centrale dove l'arrangiamento della canzone, che mi immagino abbiate sentito tutti nella versione insomma originale di De André, fa una cosa un po' diversa, si svuota l'arrangiamento, diversi strumenti si zittiscono, ci sono delle percussioni, c'è un violino pizzicato che fa una linea tipo questa sull'accordo di do. Allora io non è che mentre uno è, se si fa un accompagnamento con la sola chitarra bisogna
che la chitarra porti avanti un po' il tutto, d'altronde c'è solo lei, poverina. Quindi non è che ci si può permettere di, non so, fermarsi e cominciare a fare tante altre cose e poi riprendere. Insomma, anche ammesso che uno non perda il ritmo, non funziona. Quindi io insomma vi dico tutte cose come mia opinione, magari la vostra opinione non è uguale alla mia, e va benissimo. Io insomma non lo ritengo che venga bello, neanche mi piace farlo. Quindi io che so fatto? Non ho fatto altro che in quel pezzettino lì magari insistere un po' più sulle corde basse. Rimane lo stesso, però invece di arrivare fino ai cantini rimango su quelle più basse, e sarebbe qui, no? Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, ecco, questo si fa abbastanza semplicemente alzando il medio, sì, dalla quarta corda. Questo era più o meno tutto, quindi questo è un tutorial abbastanza semplice, spero che vi sia piaciuto, e che vi devo dire? Arrivederci al prossimo tutorial, certo, magari non fra 3 anni, mi impegnerò per fare qualcosa più velocemente. Ciao!